Eravamo partiti innanzitutto con il programma preciso di valorizzare l'attività giovanile e credo che ci siamo riusciti, perché la nostra società vanta un numero veramente ragguardevole di ragazze e di ragazze che giocano a qualunque livello, dal mini volley fino ai vertici di quello che è attualmente il nostro ambito agonistico, e questo quindi è un risultato che ci premia. Credo che li abbiamo trattati nel miglior modo possibile, li abbiamo dotati di staff tecnici all'altezza e credo che questo sia l'inoppugnabile primo risultato che abbiamo ottenuto, ed era quello per noi più importante, lo abbiamo sempre detto, era questo. Poi abbiamo decisamente puntato a una valorizzazione del settore femminile e credo che anche in questo caso ci siamo riusciti. Disputavamo il campionato di seconda divisione, l'abbiamo vinto, non potevamo. Siamo campioni regionali umbri under 18. Era nei pronostici, l'abbiamo rispettati, non sempre è facile rispettare i pronostici, quindi in merito ai ragazzi dell'Under 18 e al tecnico che li ha portati. E poi arriviamo alla Serie C. Noi eravamo partiti sicuramente da un'esperienza dello scorso anno, sappiamo, così raffazzonata, che comunque ci aveva portato alla salvezza. Abbiamo puntato su un gruppo di uomini. un gruppo di uomini che ci aiutasse a risollevare, diciamo, la valenza tecnica della nostra squadra, che servisse da chioccia a quei tre o quattro ragazzi sui quali puntavamo. Credo che siamo andati al di là delle aspettative di inizio anno, perché siamo arrivati secondi nella stagione regolare, probabilmente nessuno se lo aspettava e nessuno ci pronosticava come tale all'inizio del campionato. E poi siamo arrivati alla finale dei playoff, l'abbiamo persa, il rimpianto di non averla vinta c'è, perché quando arriva un passo dal traguardo è inutile nasconderci, il rimpianto c'è, l'abbiamo persa di fronte a una squadra che in quel momento giocava meglio di noi, quindi onore al merito ai nostri avversari. La volontà da parte della nostra azienda, dell'azienda che io rappresento, è quella di far fare lo sport ai ragazzi di questo territorio, convinti che se ci sono delle qualità vanno espresse e vanno fatte crescere, e quindi con una volontà precisa di investire. Bravo! Nel caso in cui si salga e si dia l'opportunità ai ragazzi del nostro territorio di crescere e di diventare dei professionisti dello sport. Quindi su questo contateci, perché comunque vada, comunque si avvicino a questa società con eventuali nuovi sponsor, anche se non ce ne fossero, state tranquilli che la società, se merita, sarà aiutata dallo sponsor a partecipare ai campionati che si conquisterà sul campo e che si meriterà di fare senza limiti. Allora, caro Mirko, 7 anni insieme nella pallavolo e nella Monini Marconi Sport. In questo momento esiste un grande vuoto. Tu, Mirko, sei un grande sportivo, un grande allenatore, scusa Fabio, in una piccola altezza e in un cuore grandissimo. Non cominciare a dire, perché è vero. Adesso che non riderete ancora di più, ricorderò la tua pelata. Seriamente, che copre un grande cervello, una capacità di allevare atleti, scusate se termine allevare, però per me andava bene. Grazie veramente di cuore per tutto quello che abbiamo fatto insieme. Questo non è stato altro che un saluto speciale, perché veramente speciale è stata questa mia esperienza spolettina, e speciali sono state tutte le persone che hanno fatto parte. Vi auguro veramente di tutto cuore un grosso in bocca al lupo per futuri ed ancora più grandi successi, ma se giochiamo contro non pensate di vincere, eh?
vi voglio veramente bene.